iniziamo con l'appello e poi partiamo. Barbini, Paterini, Pappalone, presente, Corrini, Cavallini, Costantino, Cappelli, Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Azzini, Lenzi, Tarditi, Galli, Chiuzzi, Mulas, Gramsci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruec, Della Corti, Caccione, Morini, Pettino, Fini, Carmelli, Gaeta, Tu per l'ascolto. Allora, intanto devo scusare il sindaco che è legge semplicemente, che è in ritardo, ma purtroppo è un impegno assolutamente non derogabile e si scusa con tutti voi, ma sta arrivando, sarà qui con noi a breve. Intanto ringrazio il pubblico che è voluto essere qui con noi. Intanto vi spiego come abbiamo strutturato il Consiglio Comunale, che è composto di due parti essenzialmente. Primo, che vedrà la relazione o comunque gli interventi di una serie di dirigenti delle nostre scuole. Abbiamo voluto appunto impostare anche un punto di informazione verso il Consiglio Comunale, quindi verso Empoli, verso la cittadinanza. Quindi ci sarà un intervento di una rappresentante dei lavoratori, delle lavoratrici del pulizie d'appalto, che è un altro tema che non sia importante dentro questa riforma da sottolineare, e due interventi di studenti in rappresentanza appunto degli studenti empolesi. Questi interventi saranno di 10 minuti l'uno, anzi dovrà essere anche abbastanza stringente su questo. Mi scuso prima se dovrò stringere sugli interventi, ma altrimenti rischiamo di fare una cosa troppo pesante, per cui un minuto prima comincerò a avvertire dell'arrivo ai 10 minuti. Poi sono previsti 7 interventi di 5 minuti di persone comunque legate al mondo della scuola, indicate dai singoli gruppi consigliari, che porteranno il loro contributo, che non sarà solo tecnico, ma sarà quindi anche di espressione di politica da parte dei gruppi. Finisce questo primo passaggio del Consiglio Comunale con un intervento a gruppo, anche questo per 5 minuti, dove ogni gruppo potrà esprimere la posizione, la propria posizione più politica sulla riforma. Intanto una spiegazione del perché stavo qui. Voglio anche qui dare la solidarietà, credo al nome del Consiglio Comunale, poi il sindaco lo farà a nome della città, verso la preside del liceo scientifico Contorno, che stanotte ha subito un atto vandalico. C'è stata un'irruzione, diciamo così, notturna nei locali della scuola e hanno imbrattato, guarda caso, l'auditorio dello scelto. Ora, non per fare l'equazione, probabilmente non c'era la volontà di impedirci di fare questo Consiglio Comunale in quel luogo, però sicuramente fa riflettere che probabilmente la discussione di oggi che verte sul nostro futuro, sul livello culturale dei nostri cittadini, dei nostri giovani, ma non solo, forse se uno guarda questi episodi forse capisce quanta importanza c'è di cultura e di coscienza di convivenza civile. Allora io credo che non meriti molto di più questo atto, per cui mi concentrerei invece sul dibattito della riforma che ha cambiato sostanzialmente la nostra scuola, la cambierà nel prossimo futuro.
fu probabilmente la migliore risposta tra un atto di questo tipo e questo dibattito, che ci sarà oggi in Consiglio Comunale, che è appunto che rappresenta appunto a Empoli tutti i cittadini empolesi. Allora io farò una breve introduzione. Allora, i ministri che si sono attribuiti il merito di aver compiuto la prima riforma organica della scuola italiana dopo quella di Gentile, la scuola della Repubblica è piena. Ogni ministro che si è succeduto in questi anni ha tentato di riformare il nostro sistema scolastico. Ciascuno per suo conto ha preteso di essere scritto nell'albo della memoria. E di quanto bisogno ci sia di una riforma organica del mondo dell'istruzione, dalla scuola primaria al mondo dell'università, molti ne sono convinti. E come dicevo, molti hanno tentato, sia con governi di centro-sinistra, sia con governi di centro-destra. E tutti, io credo, hanno fallito, scontrandosi anche con l'idea del non fare, del mantenere tutto com'è, del meglio poco ma almeno sicuro, di una lobby molto trasversale alimentata dalla paura del cambiamento e di qualsiasi tentativo di cambiare. Una istruzione fondamentale per il nostro paese, che solo nella crescita della cultura e delle proprie energie dei giovani può fondare un rilancio sociale ed economico. Il tema dei giovani e del loro futuro deve e può essere un tema unificante per tutti, a partire dalle problematiche legate all'abbandono scolastico fino al livello di preparazione complessivo per i nostri giovani. Insomma, il nostro futuro non può essere un tema di parte, come non lo può essere il tema del futuro della nostra università, che spesso è troppo chiusa e rivolta al proprio mantenimento, ma che invece deve mirare prioritariamente alla preparazione della nostra nuova classe di docenti. Ancora troppo pochi sono i laureati nel nostro paese in confronto al resto dei paesi europei. Un ritardo assolutamente da colmare, come lo è il divario di preparazione e di capacità di confronto con un mondo che si è velocizzato e che non ci permette più di attendere che le crisi si superino da sole. L'obiettivo di qualsiasi riforma, di qualsiasi pezzo di amministrazione pubblica, non può avere che l'obiettivo dell'efficienza e della razionalizzazione. Anche per l'istruzione della scuola il tema dei risultati e la preparazione dei nostri giovani, al di là della classe sociale e dell'appartenenza etnica, è un tema che deve essere totalizzante. È troppo importante aumentare la capacità dei nostri giovani di creare una società giusta che vada oltre le apparenze, le paure o le mode. Anche con questi provvedimenti si è parlato di riforme. Al momento mi sento di affermare che quando la vera riforma verrà, speriamo che sia almeno annunciata. Vorrei brevemente ricordare l'inizio di questi cambiamenti. I prologhi sono sempre istruttivi, in particolare nel caso delle leggi, perché quello che le righe dell'articolato non dicono, lo dice la loro qualche volta dimenticata storia. Nel caso della riforma Gelmini, la chiave di tutto l'ingranaggio fu posta in un contesto parla da sé. Era l'estate 2008 quando veniva approvata la legge 133, la finanziaria, il cui articolo 64 cambiava definitivamente faccia alla scuola italiana. Il Ministero dell'Economia incalzava il Ministro dell'Istruzione imponendo un programma di razionalizzazione della scuola italiana sotto tre punti di vista: delle strutture, la rete di scuole sul territorio, dell'organico. Fu posto il taglio del 15% del personale ATA e di 80.000 docenti in 3 anni e degli ordinamenti. Al ministro Gelmini non restava che dover predisporre regolamenti attuativi di tale articolato, il piano programmato appunto, cioè la cosiddetta riforma. Come non dobbiamo dimenticare che la riforma Gelmini non c'entra nulla con il brevissimo decreto-legge 137, cioè quello per intenderci che in 12 articoli ha introdotto il voto in condotta, il maestro unico, la valutazione in cifre anche all'elementare e medie e la famosa materia, poi dimenticata, cittadinanza e costituzione. Una leggina che è stata letta da molti come un'iniziativa nata nell'estate 2008 per recuperare